Consiglio regionale ha svolto un ruolo da mero spettatore, non esercitando nessuna funzione di indirizzo e di programmazione e non esercitando neppure la funzione di controllo che pure gli era dovuta. Il Consiglio regionale nei fatti è stato esautorato di ogni potere, così come di ogni potere è stato esautorato il territorio, i comitati, le istituzioni locali. L'emergenza è diventata la scusa per imporre tutto all'Aquila. L'emergenza che era giustificata nelle prime settimane, che avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, poi nei fatti si è diventato strumento ordinario per elusione e deroga di tutte le norme previste per gli affidamenti di incarichi, di appalti, ed è divenuta di fatto la regola anche per imporre al territorio scelte assolutamente non condivise. Tutto questo è avvenuto in un contesto di assoluta mancanza di trasparenza, di assoluta mancanza di informazioni, condito da inchieste e da scandali giudiziari che periodicamente hanno attraversato anche il fenomeno della ricostruzione qui all'Aquila. In tutto questo si è innestata la questione di Abruzzo Engineering per effetto delle inchieste che hanno coinvolto la collega Stati, ed eccoci quindi qui a cercare di rimediare ad una condizione di insipienza, di incapacità, di inesistenza di questa istituzione elettiva che fino ad oggi purtroppo siamo costretti a subire. Siamo stati costretti a subire, perché io lo ripeto in ogni occasione, non è una condizione che abbiamo scelto, ma è una condizione che ci è stata imposta da una volontà precisa del Presidente della Regione e della maggioranza. Dicevo quindi che questa deve essere la sede, per quanto possibile, per determinare un'inversione di tendenza rispetto al passato. Ci sono aspetti da chiarire, caro Presidente, anzitutto in termini di trasparenza. Presidente, il migliore antidoto alle inchieste giudiziarie è la trasparenza, perché se tu fai conoscere al cittadino anche i processi decisionali, prima ancora di arrivare alla decisione finale, e rendi tutto trasparente, tutto conoscibile attraverso la pubblicazione in rete, tu automaticamente ti garantisci che le motivazioni, gli obiettivi perseguiti vengano condivisi o contestati da tutti, favorisci e sviluppi un dibattito politico e democratico sul territorio e assicuri che la decisione conclusiva e finale sia una decisione che quantomeno ha avuto le caratteristiche e i presupposti di un confronto democratico. Io ho percepito in questi mesi che questo modo di procedere purtroppo non le appartiene, però devo dirle che forse è giunto il momento che faccia uno sforzo anche lei, caro Presidente, perché penso, perché le ho citato prima una serie di episodi, potrei citarne tantissimi altri. Io credo che sia giunto il momento, e ragione in termini costruttivi e propositivi, sul piano della concretezza e delle proposte che noi intendiamo presentare. Noi come gruppo dell'Italia dei Valori abbiamo deciso di proporre al Consiglio regionale tre iniziative. La prima iniziativa tende a trasformare il disegno di legge sulla ricostruzione di iniziativa popolare, che stanno elaborando democraticamente attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini tutti quanti i comitati a Milano. L'idea è quella di trasformare questo disegno di legge in testo base per fare in modo che in Parlamento arrivi un disegno di legge sulla ricostruzione che costituisca una proposta del Consiglio regionale, una proposta che parte direttamente dal territorio, e per questo ho presentato un ordine del giorno che individua come testo base questo disegno di legge sulla ricostruzione, prevede la possibilità che le commissioni competenti ci lavorino per una sessantina di giorni, prevede anche un percorso di coinvolgimento del territorio, perché l'ordine del giorno è previsto che l'ultima fase di elaborazione di questa legge presupponga il coinvolgimento diretto dei comitati cittadini, delle istituzioni locali, delle categorie produttive, dei sindacati, per fare in modo che al Parlamento arrivi una proposta organica, perché caro Presidente, o caro anche De Mattesi che non c'è, che mi ha detto molte di quelle cose sono già nelle ordinanze. Le ordinanze sanno di piacere, sanno di cortesia, le ordinanze generano incertezza perché sono per definizione precarie e provvisorie. Io voglio che esista una legge approvata dal Parlamento e proposta da questo Consiglio regionale che affermi il principio che i benefici in termini fiscali che hanno avuto le altre realtà terremotate negli anni passati vengano integralmente e ugualmente riconosciuti anche ai cittadini aquilani. Io voglio assumere un'iniziativa legislativa di questo genere, perché ho pagato le tasse quando le mie tasse servivano ai marchigiani, agli umbri e ai napoletani, e pretendo che i cittadini italiani oggi contribuiscano come abbiamo contribuito noi per dare sostegno e prospettive di sviluppo a questo territorio, e voglio che la regione diventi una volta per tutte protagonista.
protagonista di questo percorso, virtuoso. Dicevo, la legge sulla ricostruzione è una necessità per trasformare piaceri occasionali in diritti, è una necessità per trasformare la paura nella speranza, perché le ordinanze scadono e nell'imminenza della scadenza generano paura e preoccupazione nei cittadini, che non sanno se le proroghe vengono concesse o non vengono concesse. Con una legge sulla ricostruzione le paure verrebbero trasformate in speranze, e una legge sulla ricostruzione è fondamentale per trasformare le incertezze che attraversano tutti i percorsi decisionali, da quelli più semplici che investono attività edilizia a quelli più complessi che investono iniziative economiche, e incertezze, dicevo. E una legge sulla ricostruzione è fondamentale sia perché può definire le modalità con le quali intervenire, garantendo quella partecipazione che legittimamente oggi i cittadini dell'Aquila rivendicano. Con l'ordinanza gli è stato calato addosso tutto, qualsiasi decisione, inclusa la scelta di un vice commissario che i cittadini aquilani non vogliono. Non vogliono un altro vice commissario, non vogliono quel vice commissario. Avranno il diritto i cittadini aquilani una volta di far sentire la loro voce. Io credo che debbano diventare protagonisti e credo che questa Assemblea abbia il dovere di costruire un percorso per renderli davvero protagonisti, sia anche sul carico fiscale, perché c'è incertezza sulle proroghe, c'è incertezza su quanto dovranno restituire. Come fa un operatore economico a decidere se fare un investimento o no, se non sa di che morte dovrà morire, se non sa cosa accadrà tra 3 mesi, tra 4 mesi, tra 5 mesi? Io credo che questo Consiglio regionale debba assumersi questa responsabilità per non lasciare soli i cittadini, che oggi sono soli nell'approvazione di questo testo. Promuovono un'iniziativa, un disegno di legge di iniziativa popolare, perché non credono più nell'istituzione regionale. Recuperiamo questo protagonismo e dal mio punto di vista renderemo per la prima volta un servizio utile e proficuo ai cittadini. E sempre per essere concreti, per essere propositivi, per dimostrare che non c'è la volontà di negare il nostro contributo, non senza aver premesso che della legge sulla ricostruzione l'Italia dei Valori parla da 2 mesi dopo il terremoto, perché dall'inizio avevamo la consapevolezza che non era possibile ricostruire uno scenario futuro attraverso a colpi di ordinanze. E dicevo, sempre per essere concreti e per consentire a tutti i consiglieri regionali di recuperare un minimo di dignità nei confronti dei cittadini aquilani, perché sinceramente l'abbiamo persa la dignità. Quando oggi un cittadino ti chiede che cosa hai fatto in consiglio regionale di concreto per il terremoto, per la ricostruzione, per la rinascita sociale, culturale ed economica di questo territorio, noi facciamo fatica a rispondergli, caro Presidente. Lei, voi sì, se lei mi dice voi sì, mi deve anche chiedere, dire per quale ragione 12 mesi fa, 14 mesi fa, quando le abbiamo proposto di affiancarla nel suo lavoro attraverso l'istituzione di una commissione speciale per il terremoto, lei ha invitato i molti consiglieri regionali di maggioranza che avevano già firmato il documento a ritirare la loro firma. Ma io non voglio parlare di errori commessi, perché ne sono stati commessi tanti. Vorrei costruire le condizioni per un nuovo inizio, ed è per questo che, oltre a presentare quell'ordine del giorno, ho ripresentato la proposta di istituzione di una commissione speciale per il terremoto costituita dai consiglieri regionali, anche per definire una camera di compensazione rispetto alle legittime aspettative che spesso corrono il rischio di diventare anche violente, ma sempre legittime, dei cittadini. Una commissione speciale per la ricostruzione e per il terremoto, capace di interloquire con i comitati, capace di ascoltare settimanalmente i sindaci, capace di ricevere suggerimenti. Terza cosa, Abruzzo Engineering, abbiamo bisogno di una operazione verità, non per colpire qualcuno, ma perché solo dalla verità si può ripartire e ricostruire un sistema capace di ottenere due obiettivi, Presidente. Due obiettivi: il primo, valorizzare e completare gli investimenti; il secondo, strutturare il lavoro per fare in modo che i lavoratori non siano più lavoratori